Allora, siamo qua con Davide Orsini del Milano Ski Team. Sì. È il leader pettorale rosso della classifica generale della Ski Race Cup di quest'anno. Allora Davide, innanzitutto dici un po' da dove vieni e qual è la tua storia sciistica. Ah, io vengo da Bologna, ho iniziato a sciare quando avevo 5 anni, ho iniziato a fare le gare fisi categoria B di cuccioli fino a ragazzi allievi, poi sono entrato in comitato emiliano, ho fatto aspiranti e giovani in comitato e poi quando ho avuto l'opportunità subito ho fatto il corso maestri, anche perché non ero, diciamo, tra i più forti. Quindi ho deciso subito. È un mondo difficile, quello delle gare FIS. Hai fatto anche gare FIS, no? Sì, giusto? Sì, solo gare FIS, sempre solo gare FIS. E niente, poi. E poi cosa ti ha spinto a venire alla Ski Race Cup? La Ski Race, no, adesso mi sto preparando che vorrei provare il Master, mi sto facendo un po' di gare in giro FIS, dove capita, insomma, per tenermi un po' in allenamento in condizione di gara. Ok. Quindi, tutte le gare vanno bene per prepararsi, secondo me. Allora, dici due parole anche sul Milano Ski Team, il tuo sci club. L'abbiamo fondato io e mio collega Andrea, che abbiamo salutiamo. Fatto il corso insieme, e poi insieme ad altre persone, va bene. E niente, abbiamo fondato 4 anni fa, e piano piano stiamo crescendo, io seguo la categoria Pulcini, qua c'è i miei due... I due pulcini, eccoli qua. Pulcini un po' cresciuti. Come sono andati oggi? Ah, allora, Marco, la seconda bene, sono contento. Ho fatto, dovrebbe essere quinto, sono ancora uscito dalle classifiche, sono contento. Ricky ha tenuto un po' troppo, poteva... Mai quanto sottoscritto, però va bene. E dobbiamo volarsi giù, sempre. Ok, tu invece come sei andato? Io bene, sono contento. Hai vinto? Ho vinto, direi, credo. Quindi mantieni matematicamente il pettorale rosso, direi. Esatto, bisogna mantenerlo. Sono venuto qua per questo, oggi dovevo mantenerla lì. Tra l'altro lo slalom vale di più, quindi dovresti mantenerlo anche domani se non dovessi esserci. No, poi seconda c'era proprio quella nevina bella. Ti è piaciuta, ti sei divertito. Ma ti senti più slalomista o gigantista o super gigantista addirittura? Allora, velocista no, mi piace, ma no. Ero slalomista ai tempi di quando ero in comitato, adesso con l'età forse più gigantista. Però okay. Nel cuore sono sempre slalomista. Ok, perfetto. Allora diamo appuntamento alla prossima tappa, domani non ci sarai. Domani mi no, sembra, no? Ho il pinocchio con i piccolini. Ok. Lo scappo. E quindi ci vediamo alla prossima tappa, esatto. Madesimo, ci sarai? Non lo so, vediamo. Vediamo. Non svegliamo le carte. Non svegliamo le carte. Così gli avversari sono ancora più... Esatto. Dai, buona. Ti salutiamo. Ciao a tutti. Ciao.